Ciao a tutti amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video qui su Planet Spin Fishing. Oggi facciamo un nuovo approfondimento, stiamo parlando di pesca spinning in mare e facciamo un nuovo approfondimento per quanto riguarda le varianti, le sottocategorie che vanno a identificare le varie tecniche che possiamo fare in mare. Abbiamo già parlato nello scorso video di light spinning, oggi invece facciamo un approfondimento sullo spinning medio, capiamo insieme quali sono le caratteristiche che contraddistinguono questa tecnica di pesca, questa branca della pesca spinning in mare e insieme capiamo gli spot di pesca ideali, i predatori, le attrezzature e tutte le informazioni per meglio orientarci in questo mondo molto complesso che grazie alle attrezzature che ogni giorno quasi le aziende di produzione introducono sul mercato, però da un lato ecco possono creare confusione a chi da poco si sta avvicinando o vorrebbe avvicinarsi alla pesca spinning in mare e non sa da dove cominciare. Guardiamoci la sigla e poi partiamo. Andiamo. Come dicevo nel video di presentazione, nello scorso appuntamento abbiamo parlato del light spinning, oggi parliamo dello spinning medio. E qual è la caratteristica principale che contraddistingue questa branca della pesca spinning in mare? È soprattutto la grandezza, le dimensioni delle esche artificiali che noi consideriamo nelle nostre battute di pesca. Facendoci aiutare da alcune slide, alcuni documenti che ho creato per meglio far comprendere i contenuti di cui parliamo oggi, vi faccio vedere questa prima immagine in cui facciamo un riepilogo di quelle che sono le tecniche, le sottocategorie che noi possiamo identificare nella pesca a spinning, sia in mare, ma diciamo le indicazioni sono valide anche per la pesca in altri habitat come l'acqua dolce oppure gli ambienti salmastri. Come definito dallo schema, andando dagli 1 ai 5 grammi di peso delle esche artificiali utilizzate, parliamo di ultralight spinning, o meglio definito, meglio conosciuto come light rock fishing. Parlando invece di light spinning, andremo ad utilizzare esche che vanno dai 3 grammi fino ai circa 10 grammi. Per lo spinning medio, che è la tecnica che andremo a scoprire insieme nel dettaglio oggi, utilizziamo solitamente delle esche che vanno dai 10 ai 30 grammi di peso massimo. Invece, per quanto riguarda lo spinning pesante, di solito si utilizzano esche che vanno dai 20 grammi in su, nello specchietto di riepilogo indicato come 50 grammi come peso massimo. Nello spinning medio quindi si utilizzano solitamente esche che vanno dai 10 ai circa 30 grammi di peso e questo necessita l'utilizzo di un'attrezzatura specifica per poter utilizzare, quindi lanciare e recuperare esche di simili dimensioni e peso. Parlato di spinning medio, la prima grande scrematura che noi dovremmo fare nella composizione del nostro combo ideale, quindi canna, mulinello e filo, è la canna, quindi la prima scelta che noi dobbiamo fare se vogliamo praticare la pesca spinning di media potenza è la scelta della canna. E vediamo insieme quali sono le caratteristiche che deve avere una canna ideale per praticare la pesca a spinning di media potenza. Quali sono le caratteristiche principali che possono avere le canne da spinning? Sono principalmente tre tipologie. Si parla di canne in due pezzi che tra i pro principali hanno una facile trasportabilità, poi possiamo trovare le canne monopezzo che la cui particolare
caratteristica è quella di una grande trasmissione della sensibilità, anche se questo fattore dipende anche dal materiale di cui sono costruite queste canne, quindi ci fanno capire come muove l'artificiale, in che condizioni sta lavorando, quindi se sta nuotando bene o se tocca il fondo oppure se riceve delle tocche da parte dei predatori. La terza tipologia di canne esistenti è quella offset, che è un po' una via di mezzo fra le due. Infatti c'è la parte del fusto che viene integrata nel manico, quindi la differenza sostanziale è che la canna offset tra le due riesce a ricevere entrambe le caratteristiche positive, quindi un fusto intero trasmette molto bene la sensibilità e allo stesso modo con il manico offset, che ci permette di staccare e riattaccarlo al fusto principale, ci va a completare quello che è la mancanza di maneggevolezza magari durante il trasporto, soprattutto nel trasporto in auto per esempio. Parliamo di lunghezza. La lunghezza ideale di una canna che ci permette di fare uno spinning medio varia tra i 7 piedi fino ai quasi 9 piedi, quindi 8 piedi e 6. Parlando di metri, parliamo di canne che vanno da una lunghezza di 2,10 m fino ai 2,70 m. Diciamo, queste sono le canne più comuni che noi possiamo scegliere se destiniamo le nostre uscite a uno spinning medio, quindi rivolto anche a predatori di media potenza, di media grandezza. Tuttavia, nessuno ci vieta di utilizzare canne più corte o più lunghe di questo range. L'unica cosa però si devono avere dei compromessi, quindi sappiamo per esempio che utilizzando una canna molto lunga che va oltre i 2,70 m è una canna che ci affatica durante l'azione di pesca. Battute di pesca possono durare anche 3, 4, 5, 10 ore, quindi trovandoci a pescare con esche abbastanza generose, perché parliamo di esche che vanno dai 10 ai 30 grammi, come abbiamo detto in precedenza, con una canna ulteriormente lunga, quindi una canna di 3 metri, ci stanca molto facilmente durante le nostre azioni di lancio e recupero ripetuto. Quindi queste lunghezze, ripeto, che vanno tra i 2,10 m e 2,70 m, rappresentano un po' il range ideale per permetterci di pescare per maggior tempo durante le nostre sessioni di pesca senza stancarci ulteriormente, e comunque hanno tutte le caratteristiche per farci apprezzare appieno la bellezza anche di questa tecnica di pesca. Ovviamente è anche una questione di leve. Una canna più corta ci permette di fare dei lanci più precisi, una canna più lunga ci permette di fare dei lanci a maggior distanza, quindi dobbiamo anche capire negli spot dove noi andremo ad effettuare le nostre battute di pesca se abbiamo necessità di lanciare molto lontano la nostra esca artificiale. Dovremo preferire per forza una canna più lunga. Allo stesso modo, se siamo in pesca su postazioni alte, quindi su alte scogliere, è ideale una canna più lunga per evitare che magari il filo vada in bando durante le azioni di recupero. Soprattutto negli ultimi metri rischiamo di perdere quei metri in pesca, perché l'artificiale verrebbe negli strati più alti della superficie, quindi non lavorerebbe bene. Allo stesso modo, una canna più corta ci permette di gestire agevolmente le ultime fasi di recupero e soprattutto di riuscire a gestire le esche artificiali un po' più tecniche, come ad esempio i lipless o esche artificiali che necessitano delle correzioni da parte del pescatore, come ad esempio i jerk o i long jerk. Quindi ci permettono, con una canna più corta, di riuscire a gestire meglio l'azione di jerking, di twitching. Comunque non vi preoccupate, perché poi sul canale ci sono anche dei video dedicati alle tecniche di recupero che vi invito a visualizzare per meglio capire il concetto di cui stiamo parlando. Parlando della potenza, le canne per lo spinning medio dovranno avere un lure weight che va ad indicare la dimensione, il peso delle esche che sono capaci di gestire queste canne, che molte volte lo troviamo direttamente serigrafato sul fusto. Quindi
andremo a preferire una canna che ha come lure weight, come potenza di lancio, 10-30 grammi. Un altro parametro da considerare attentamente è l'azione. Se ne sente parlare tanto e nel web purtroppo a volte capita che si fa un po' di confusione. Che cos'è l'azione? L'azione dipende principalmente dal materiale costruttivo della canna, dalla sua lunghezza e soprattutto dalla qualità dei componenti di cui è stata realizzata, quindi dalla percentuale anche di carbonio. Che cosa ci va a definire l'azione? L'azione è la risposta con cui l'attrezzo ritorna allo stato iniziale se sottoposto a una flessione, quindi sia durante la fase di lancio che durante magari le fasi di recupero successivamente a uno strike, l'azione della canna gioca un ruolo fondamentale, quindi è molto importante per riuscire a lanciare, a muovere gli artificiali e ad effettuare delle ferrate nette, decise e portare a guadino la nostra cattura, avere una canna che secondo me deve essere moderata o fast, quindi deve avere una risposta abbastanza pronta, abbastanza decisa, una canna reattiva che ci permette di gestire al meglio tutte queste fasi di pesca. A completare il sistema pescante, quindi parliamo di canna e mulinello, c'è il cuore pulsante della nostra attrezzatura, quindi parliamo di mulinelli. Il mulinello è una conseguenza della canna, quindi prima acquistiamo la canna e di conseguenza gli abbiniamo il mulinello più ideale. Quali sono le caratteristiche che dobbiamo considerare? Ovviamente il peso, le dimensioni, il rapporto di recupero e soprattutto la qualità dei componenti. Facciamo un esempio: con una canna lunga, e canne lunga intendo canne che vanno gli 8 piedi, quindi parliamo di 2,40 m, 2,50 m, 2,70 m, preferiremmo un mulinello più capiente e più pesante, quindi nell'ordine, secondo anche dei brand che noi sceglieremo, ci orienteremo verso un 5000, una taglia 5000. Invece preferendo una canna più corta, come canna corta intendo una canna di 7 piedi, quindi parliamo di 2,10 m, 2,14 m, potremmo orientarci verso un mulinello di taglia 4000, per esempio, anche se la taglia dipende anche dal brand che noi sceglieremo. Molto spesso un 4000 Daiwa, per fare un esempio, corrisponde ad un 5000 di taglia Shimano, quindi è molto importante leggere le caratteristiche e capire l'attrezzo che noi decideremo di acquistare. La qualità dei componenti e anche le caratteristiche costruttive del mulinello ci vanno a identificare il peso di questo nostro attrezzo ed è importante perché andremo a bilanciare con esso la nostra canna, quindi sarà il sistema pescante, la nostra combo. È molto importante quando andremo ad acquistare il nostro mulinello capire anche, oltre alla quantità dei cuscinetti che ci vanno a dare quella maggiore fluidità al nostro mulinello, ma è importante capire anche la qualità di questi cuscinetti. Un'ultima cosa da considerare nell'acquisto del mulinello è il rapporto di recupero. Un mulinello più veloce sarà ideale per pesci più veloci e per esche artificiali che necessitano di un recupero più veloce. In questo caso, parlando di pesci veloci, possiamo per esempio parlare del serra, che in tante occasioni reagisce maggiormente a esche che si muovono più velocemente o esche che dobbiamo far nuotare sul pelo dell'acqua in modo più frenetico, a differenza di, facciamo un altro esempio, come la spigola, che è maggiormente attratta da tipi di recupero più lenti, quindi artificiali che si muovono più lentamente, e quindi in questo caso potremmo preferire un mulinello con un rapporto di recupero più lento. Quindi anche a secondo del pesce predatore, dello spot e degli habitat dove noi andremo a pesca, dovremmo considerare un mulinello più o meno veloce. Il rapporto di recupero anche in questo caso è serigrafato sul mulinello e lo troviamo tra le descrizioni del nostro attrezzo.
prendiamo anche dei fili, sia quelli che mettiamo in lenza madre, quindi nel mulinello, e sia quelli che utilizziamo come terminale. Come tipologia di filo in lenza madre, ovviamente largo utilizzo ai trecciati, che hanno soppiantato quasi del 100% l'utilizzo dei vecchi nylon, che hanno lasciato il tempo che fu. Il trecciato viene, ormai lo sappiamo tutti, viene considerato principalmente per le doti di lanciabilità, quindi ci aiuta a fare dei lanci più precisi e a maggior distanza, e inoltre trasmette molto bene la sensibilità, quindi ci fa capire l'artificiale se nuota bene, se stiamo nei strati più alti della fascia d'acqua dove faremo lavorare i nostri artificiali, oppure se stiamo nei pressi del fondo, quindi ci trasmette molto bene queste sensazioni. Il diametro che noi utilizzeremo varia da uno 0,16 a uno 0,18, che corrisponde più o meno dalle 14 alle 20 libbre. Se dobbiamo preferire un trecciato a 4 capi, 8 capi, 12 capi, 36 capi, dipende anche un po' dal nostro potere d'acquisto e soprattutto dal brand che noi decideremo di scegliere, quindi a seconda anche del marchio e dal nostro budget dovremo preferire un diametro e un libraggio ben preciso. Tuttavia, stando in questo margine, in questo range, avremmo fatto comunque una scelta equilibrata per la nostra tecnica, per lo spinning medio. Per quanto riguarda il terminale, io consiglio di non scendere mai al di sotto dello 0,35 e mai al di sopra dello 0,42, massimo 0,45. In questo range troviamo tutte quelle che sono i punti positivi, scegliendo soprattutto un buon fluorocarbon o un ottimo nylon, vanno bene uguali. L'importante è avere il terminale, perché sappiamo bene che il trecciato ha tanti pro, però ha come contro quello di avere zero resistenza all'abrasione, quindi se noi con il trecciato, con la nostra lenza madre, tocchiamo degli ostacoli semiaffioranti come possono essere vegetazione, scogli o molto spesso i denti del pesce che noi tendiamo ad insidiare o il corpo del pesce, sfregando verso il trecciato ce lo spezzano, quindi quasi immediatamente. Invece, utilizzando un buon nylon o un fluorocarbon, aumentiamo il nostro potere di cattura, perché sappiamo che il nylon e il fluorocarbon hanno una maggiore invisibilità in acqua e soprattutto hanno una grande resistenza all'abrasione, quindi ci assicurano un maggior margine di errore in relazione a quelli che possono essere urti accidentali verso il pesce catturato, verso i denti del predatore, oppure verso vegetazione o ostacoli semiaffioranti. Parlando di esche artificiali destinate allo spinning medio, praticamente si apre un mondo, quindi è molto difficile riuscire a definire quali sono le esche che contraddistinguono lo spinning medio, se non quello che è il peso, le dimensioni. Quindi esche artificiali che vanno tra i 10 e i 30 grammi sono ideali per lo spinning medio, ma cos'è che ci fa la differenza in fase di acquisto? Soprattutto lo spot dove andremo in pesca, il tipo di predatore che decideremo di insidiare, le condizioni meteo marine. Quindi a secondo di quelli che sono questi parametri che abbiamo meglio identificato nel nostro manuale, che vi invito a leggere ed acquistare, che trovate sullo shop Amazon, potete meglio capire quali sono i punti fondamentali da considerare per avere maggior successo nelle nostre battute di pesca. Tuttavia, quelle che si prestano allo spinning medio sono le soft bait, quindi parliamo di minnow, di shad in gomma o in silicone, come comunemente viene definito un'esca morbida. Possiamo utilizzare le esche top water come i needle, i popper, i VTD, ma allo stesso modo, parlando di spinning medio, possiamo avere una grande scelta di minnow, di jerk minnow, di long jerk, di darter, senza escludere anche i jig, che a partire dai 10 ai 30 grammi possiamo utilizzare con disinvoltura con queste
attrezzature da pesca e possiamo riuscire, ecco, a raggiungere una distanza davvero incredibile se paragonate esche di simile lunghezza. Con il jig possiamo arrivare a 40 grammi di peso massimo, perché in tante occasioni le attrezzature che noi utilizziamo per lo spinning medio ci permettono, nel caso specifico dei jig, di riuscire a lanciare con disinvoltura anche esche artificiali che vanno leggermente al di sopra del range ideale definito dal lure weight. Per dare un'ulteriore informazione in merito alle esche artificiali, come dicevo in precedenza, dipende molto spesso la scelta delle esche dal predatore che vogliamo insidiare e dalle condizioni meteo marine. Facciamo un esempio per meglio far capire questo concetto. Parlando di spigole in condizioni di mare mosso, possiamo preferire esche palettate che mantengono bene la corrente, che ci fanno raggiungere magari una buona distanza, o allo stesso modo possiamo considerare esche soft bait come il classico black minnow. Quindi dipende anche un po' dallo spot in cui siamo, dal predatore e dalle condizioni meteomarine. Allo stesso modo, in condizioni di mare calmo, per esempio, se siamo alla ricerca di serra e nella pesca in foce, possiamo considerare esche top water, come ad esempio i needle, che vanno molto bene, e i VTD, oppure altre esche di superficie. Facciamo un focus di attenzione anche sui predatori che noi potremmo insidiare con lo spinning medio. Si tratta della totalità quasi dei predatori insidiabili nello spinning in mare, sia dalla costa ma anche dalla barca. Quindi parliamo di serra, parliamo di spigole, di lambughe, di tonnetti, di palamite. Quindi con questa attrezzatura che ci permette un grande margine di errore in caso, ecco, anche di pesci di grande mole, potremmo insidiare con disinvoltura la spigola, ma allo stesso tempo anche il tonno. Ovviamente si tratta sempre di pesci di medie dimensioni, non è ideale un'attrezzatura di spinning medio per andare per esempio alla ricerca dei grossi tunnidi se siamo dalla barca. Tuttavia abbiamo buone chance di poterla utilizzare nella grande vastità degli spot, delle condizioni marine e dei predatori insidiabili nello spinning da riva. Diamo qualche indicazione anche agli spot dove potremmo praticare le nostre battute di pesca. Sono la totalità degli spot, quindi pesca in foce, pesca dalla spiaggia, dalla scogliera, pesca anche da natante, pesca dal porto, pesca nella foce sia esterna che interna. Quindi con un'attrezzatura di spinning medio potremmo andare a ricercare il nostro predatore un po' ovunque, quindi l'unico limite sarà riuscire a trovare lo spot giusto. Proprio per quanto riguarda gli spot, la scelta dello spot, vi lascio il link al video dedicato. Parliamo anche delle condizioni meteomarine. Con un'attrezzatura media andiamo a inserire un ulteriore tassello fra quelle che sono le condi medio che noi possiamo affrontare con la nostra attrezzatura. A differenza dello spinning leggero, di cui abbiamo trattato nel video precedente, il mare mosso rappresentava un po' un limite, perché con le attrezzature, soprattutto con il peso, le dimensioni delle esche artificiali, non riuscivamo bene a coprire questa condizione meteo marina. Invece con le esche e le attrezzature ideali per lo spinning medio riusciamo a coprire la condizione di mare mosso con esche leggermente più pesanti, sia come peso che come dimensioni, ci permettono di coprire quasi la totalità delle condizioni meteo marine che possiamo trovare in pesca. Quindi mare calmo, mare poco mosso e mare mosso sono le condizioni che noi possiamo sfruttare con un'attrezzatura di media potenza.
Cari amici, siamo alle battute conclusive del nostro video, che spero vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qui, mi raccomando, lasciate anche un commento per farmi sapere la vostra opinione in merito. E non dimenticate che sullo shop Amazon sono presenti le guide disponibili sia in formato cartaceo che ebook, destinato alle varie tipologie, alle varie tecniche di pesca, non solo a spinning. Vi lascio tutti i link e i riferimenti nella descrizione. Ringrazio nuovamente tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo con un approfondimento sullo spinning pesante. Lascio come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Alla prossima, ciao ragazzi!